Bentrovati a Notizie senza mascherina. Allora, le scuole le facciamo riaprire prima di Natale, come sembra essere l'intendimento del governo. Questa è una delle notizie che sta tenendo banco da alcune ore e che anche oggi, per la verità, si è arricchita di nuovi commenti, di nuovi pareri, mentre all'orizzonte si profila il cosiddetto DPCM di Natale, ovvero il nuovo decreto del Presidente del Consiglio che dovrebbe dare indicazioni specifiche su come gli italiani potranno trascorrere le prossime festività natalizie. Ora, in realtà il caso della scuola, noi sappiamo, è un argomento molto delicato, ma anche strategico. Sapete quante polemiche e soprattutto quanti pareri contrari si registrarono quando si decise di interrompere anche in questa seconda ondata pandemica la possibilità di frequentare le lezioni per gli studenti, l'introduzione della didattica a distanza, già criticata durante la fase primaverile della pandemia, in realtà continua a riservare molte perplessità sia sull'efficacia dal punto di vista formativo degli studenti, sia sulla possibilità che la scuola garantisca proprio ai ragazzi l'opportunità di poter seguire tutte le lezioni. Ebbene, ora si decide di riaprire prima di Natale, dal 9 di dicembre, con proposta che fa ancora di più discutere, la possibilità che i ragazzi vadano a scuola anche nel fine settimana. In realtà questa non è un'idea del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, o comunque non dovrebbe essere ascrivibile a lei, ma è una proposta che è arrivata dal ministro dei trasporti De Micheli, che in un'intervista al quotidiano Repubblica ha lanciato l'ipotesi che gli studenti possano, per recuperare il tempo perduto in queste settimane a casa, fare il sacrificio di andare a scuola 7 giorni su 7. Questo però ovviamente a patto che, dice il ministero, poi gli enti locali siano in grado di garantire un adeguato sistema di trasporti e soprattutto che il mondo della scuola sia in grado di garantire le condizioni di sicurezza anche nelle giornate di sabato e di domenica. Questa dichiarazione ha immediatamente scatenato la consueta ridda di commenti, di perplessità, di critiche, di ironia che accompagna tutti i provvedimenti politici qui in Italia, ma c'è stata una generale levata di scudi dal mondo degli studenti, che pure vogliono tornare a scuola. Oggi c'è stata una manifestazione, l'ennesima parrebbe da dire, in piazza degli studenti di Torino. Ieri avevano protestato gli studenti di un liceo di Roma che chiedono a gran voce di poter tornare a frequentare le classi, perché la didattica a distanza, le lezioni che vengono svolte a distanza, pur con tutta la buona volontà dei docenti, non garantiscono lo stesso livello di efficacia nell'apprendimento. Ma un conto è, diciamo, tornare a scuola secondo il tradizionale calendario, un conto è sobbarcarsi un tour de force 7 su 7, fosse anche soltanto per poche settimane. Gli stessi presidi sono contrari a questa proposta, anche perché avrebbe delle difficoltà organizzative di non facile soluzione, e in sostanza si torna a dire: ma allora, ma per quale motivo il governo si è messo in testa di riaprire le scuole prima di quella data che era stata ipotizzata in un primo tempo, che poteva coincidere con il ritorno dopo le festività natalizie ai primi di gennaio? In realtà è difficile rispondere a questa domanda, molti se lo chiedono. Il sospetto che viene in qualche modo caldeggiato da qualche commentatore politico è che questa possa diventare una sorta di battaglia di bandiera, no? Una data simbolo. Facciamo riprendere le attività didattiche prima di Natale per dare un segnale in qualche modo di discontinuità, dare un'idea che le cose stiano migliorando e che comunque si è voluto accogliere le richieste delle famiglie, degli studenti appunto, dei docenti, che in qualche modo avevano accolto con perplessità l'idea di sospendere tout court le lezioni. È una battaglia di bandiera oppure no? La domanda su quale possa avere, quale efficacia possa avere una ripresa anticipata soltanto di poche settimane delle lezioni, la consegniamo alle vostre riflessioni. Se è vero che la didattica a distanza può avere delle difficoltà, soprattutto infrastrutturali, perché non tutti sono in grado di poter avere una connessione internet, e questo vale per le famiglie, ma vale anche per le scuole, dall'altra l'impressione che
posticipare, anzi anticipare a dopodomani il ritorno a scuola, quando si stava già lavorando per una ripresa delle lezioni in presenza a gennaio, possa avere soltanto l'effetto di complicare ancora di più le cose e di disorientare l'opinione pubblica, come già peraltro sta accadendo a sentire questa ridda di dichiarazioni tra favorevoli e contrarie. Mi sento di citare in chiusura però il parere del delegato dell'OMS Guerra, che in un'intervista ha detto: attenzione a fare di queste tematiche così importanti per la salute pubblica delle battaglie di bandiera. Se dobbiamo far tornare gli studenti in classe, beh, facciamolo, essendo sicuri che una scelta troppo affrettata non possa avere ripercussioni negative sulla lotta al virus.